cari amici, allora leggiamo e commentiamo il messaggio della Regina della Pace che ha dato a Vicente Ivan il 4 settembre 2021. Ivan si trovava a Međugorje, ha avuto un'apparizione nella cappella di casa sua e ha dato alla Madonna questo bellissimo messaggio. Cari figli, in modo particolare vi invito tutti a pregare per le mie intenzioni, perché io, attraverso le vostre preghiere e attraverso voi, posso fermare i progetti di Satana, che ogni giorno vi allontanano sempre più da Dio, mettono se stessi davanti a Dio e distruggono tutto ciò che è bello nel mondo. Pregate, cari figli. La madre prega insieme a tutti voi. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Come vedete, un messaggio, questo di Ivan, che non è, diciamo così, originale, nel senso che la Madonna riprende parole che è esortazioni, e parole che ha già rivolto in passato, ma questo lo fa spesso la Madonna. Cioè, per quanto riguarda Ivan, la Madonna a volte dà dei bellissimi messaggi originali, come quello che ha dato il 14 agosto, in cui la Madonna ci invitava a pregare per le persone che sono nella paura e nell'incertezza, insomma, per dire, e a diffondere i suoi messaggi, essere i testimoni dei suoi messaggi. Poi molte volte la Madonna riprende alcuni messaggi fra i più importanti che ha dato in passato e li ripropone attraverso Ivan, il che ovviamente a mio parere sta a dimostrare come alla fine la Madonna è sempre lei che parla attraverso i sei veggenti. Il fatto che i veggenti non si contraddicono mai e che la medesima, cioè, benché siano sei bocche diverse e sei teste diverse che parlano, però il linguaggio è sempre il medesimo, i pensieri sono sempre i medesimi, questo da indicare appunto la credibilità assoluta dei messaggi, a mio parere. Cioè, se fossero un prodotto personale avremmo sei prodotti personali, poi sai, i prodotti personali durano poco, non durano 40 anni. Allora, cari amici, questo messaggio è particolare perché la Madonna riprende il tema di fondo, uno dei temi di fondo dei suoi messaggi. E vorrei dire che è stato già nel 2010 o 2008, anzi prima ancora, nell'ottobre, che la Madonna ha detto che Satana, che l'uomo oggi punta a mettere se stesso al posto di Dio e che attraverso questa pretesa, questo orgoglio dell'uomo, è Satana, lui è lui in persona che si mette al posto di Dio. Cioè, in poche parole, quello che Madonna ci vuol far capire è che noi, avendo abrogato la fede della croce, avendo abrogato la regalità di Cristo, avendo emarginato Cristo e abbiamo messo noi stessi sul trono di Dio, abbiamo messo l'uomo al posto di Dio, questa è la religione umanitaria, la nuova religione, lo sappiamo, noi ci siamo illusi di diventare i padroni del mondo, invece no, siamo semplicemente diventati strumenti del diavolo, tant'è vero che la Madonna ha detto Satana regna. Quindi, allora, quello che volevo far capire, credo che la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori l'abbiano capito, è che questa egemonia del male è un fenomeno del nostro tempo, cioè è un fenomeno di questi decenni. Benché ci siano degli studiosi come Fulton Sheen, vi ricordate, l'abbiamo spiegato, che dicono che il nuovo mondo senza Dio ha origini molto lontane, già del 1600-1700, quando a livello della filosofia occidentale è incominciata, diciamo, la demolizione del cristianesimo. Poi si è andato avanti, diciamo così, in questa cultura della sostituzione del cristianesimo, si è andato avanti per alcuni secoli,
fino ad arrivare, diciamo, a ideologie politiche anticristiane. San Giovanni Paolo II le chiamava le ideologie del male, le ha anche indicate: il nazismo, il comunismo, il nuovo totalitarismo, che è questa ideologia del male che si sta imponendo nel mondo. C'è già il magistero della Chiesa, cari amici, aveva prospettato quella che è la grande apostasia. Cioè, non è che l'apostasia l'ha rivelata la Madonna ce l'ha descritta, ma è stata anticipata proprio anche da santi, da mistici e dal magistero della Chiesa, ma c'è a partire da Leone XIII, da Pio IX, si prospettava la grande apostasia, che però è diventata una concretezza, cari amici, in questi ultimi anni. Cioè, praticamente le apparizioni mariane di Medjugorje sono incominciate esattamente quando la grande apostasia stava prendendo corpo. Cioè, da una parte San Giovanni Paolo II è stata, diciamo così, la personalità che la Madonna ha usato per far cadere l'ideologia del male mondiale, che era il comunismo ateo e materialista, e coadiuvata dai digiuni delle preghiere della parrocchia di Medjugorje. Poi però, a partire, cari amici, dal terzo millennio, se vogliamo indicare una data, si è imposta, non che si è imposta da sola, le elite mondiali hanno imposto questa ideologia del male, che è il nuovo totalitarismo, che è questa visione atea della vita basata sull'evoluzionismo materialista, no? Per cui esiste la materia che si evolve, produce l'uomo, produce la storia umana, l'uomo è diciamo così, la punta massima dell'evoluzione, nella quale l'evoluzione materiale prende coscienza di essere Dio, di essere, diciamo così, l'evoluzione prende coscienza di se stessa, insomma, noi siamo, loro sono gli illuminati, sono gli emancipati, sono quelli che hanno capito che finalmente non c'è Dio, ma loro sono Dio. Questa è, diciamo, una fase storica fondamentale, perché come la Madonna aveva già preannunciato all'inizio dell'apparizione, ma poi dettagliatamente già nel 1997 aveva preannunciato il tentativo di creare un mondo senza Dio. Ma la Madonna l'ha chiamato mondo nuovo perché era la prima volta che appariva sulla scena della storia un progetto globale di ateismo totale. E i promotori di questo progetto globale di ateismo totale erano proprio i paesi di antica cristianità, quindi una vera e propria apostasia, un vero e proprio rinnegamento della fede. Come la Madonna ha detto, rifiuto della fede della croce. La Madonna ci ha dato il segnale di questo inizio, diciamo, insieme al progetto mondiale, insieme al progetto di Stato mondiale, è stato elaborato il progetto di una religione mondiale. Insomma, le due bestie dell'Apocalisse, il potere umano assoluto e il potere, diciamo, religioso, però al servizio del potere umano, quindi un potere religioso, in pratica, della religione umanitaria. La Madonna, dunque, ha dato il segnale di questa maturazione che si è conclusa recentemente, l'ha dato col messaggio del 1 gennaio del 2001, quando ha detto: poiché Satana è sciolto dalle catene, consacratevi al mio cuore immacolato e a quello di mio figlio Gesù. Questa è stata, diciamo così, la certificazione celeste dell'inizio dell'inizio del grande progetto di Satana, che qui la Madonna nel messaggio espone chiaramente. Cioè Satana, cioè lei sempre prima ci... Cioè lei i movimenti del maligno li colloca in un contesto nel quale noi siamo invitati a fermarli. Quindi lei dice: io attraverso le vostre preghiere, attraverso voi, voglio fermare i progetti di Satana che ogni giorno più vi allontanano da Dio, cioè vi portano dalla religione vera alla falsa religione, e poi mettono se stessi davanti a Dio, cioè
se stessi davanti a Dio sarebbe meglio tradurre mettono se stessi al posto di Dio, come già in passato si era tradotto, e quindi, cari amici, distruggono tutto ciò che Dio ha creato nell'anima umana a livello naturale e soprannaturale, insomma, facendola simile a Dio. Allora, questo dunque è il tempo nel quale viviamo. Satana sciolto dalle catene, via il cristianesimo, la nuova religione idolatra, che distrugge tutto ciò che vi è di soprannaturale nel mondo e rinchiudi tutti in una caverna, cioè nella regione immanentistica della vita sulla terra e ovviamente dando lo sfratto a Dio, se tu dai lo sfratto al sole non c'è più la sua luce, non c'è più il suo calore, non c'è più nulla, non c'è più la vita. E così, dando lo sfratto a Dio, chi c'è a posto di Dio? C'è l'uomo, lui crede di essere lui, ma in realtà c'è il principe di questo mondo che ci rinchiude nella menzogna, nell'odio, nella violenza e trama per la nostra distruzione. Questo dunque, cari amici, è il quadro nel quale noi ci troviamo ed è un quadro che la Madonna ci ha descritto in tutti questi 40 anni, ma però in un modo particolare in questi due anni ultimi, quelli che hanno preceduto la pandemia e tutto il tempo della pandemia, che è stato un tempo nel quale l'umanità, diciamo così, ha in qualche modo concluso il suo itinerario di apostasia, come la Madonna ha detto nel messaggio sempre a Ivan del 17 settembre 2019, cioè la Madonna ha detto che si è concluso il progetto di Satana, col quale appunto si è concluso perché l'umanità ha messo se stessa al posto di Dio. Quindi questa parabola ben precisa che inizia con il messaggio della Madonna che denuncia che Satana è sciolto dalle catene, termina nel 2019 col messaggio a Ivan che l'umanità ormai ha completato il progetto di Satana mettendo se stessa al posto di Dio. E poi, cari amici, in tutti questi mesi, possiamo dire in questi ultimi due anni, la Madonna ci ha continuamente messo allerta su questo che è il regno di Satana. Satana regna, cioè come ha conquistato le menti, come ha conquistato i cuori, come è penetrato nella società, come distrugge la famiglia, come distrugge la vita, come distrugge ogni riferimento alla salvezza che viene da Dio e dalla preghiera, come elimina tutto ciò che è spirituale, quindi che è bello, che è buono, che è vero, che rinchiude l'umanità in una cappa di piombo, in un'oscurità totale, e dove noi in questo processo di, come si dice, di pandemia spirituale rischiamo di diventare dei rami secchi, come dice la Madonna, senza vita, senza Dio non c'è salvezza, non c'è futuro, non c'è senso, senza Dio non c'è senso. Cioè noi siamo ridotti, entrando nella nuova religione, siamo entrati come una camera a gas, cioè le nostre anime vengono asfissiate e muoiono. Sono parole pesanti fino a un certo punto, perché questa è la verità, questa è la realtà. Ormai siamo giunti a una tale degradazione spirituale che ci sono ormai quelli che apertamente, e sono molte volte figure, diciamo, dello spettacolo, figure comunque che sono sul palcoscenico, che hanno milioni anche di seguaci, figure chiaramente a servizio di Satana, che forse hanno già dato il loro giuramento a Satana, manifestando la loro adorazione e il servizio che vogliono dare, avendo ovviamente i compensi che loro si aspettano a livello di potere, di gloria e di soldi. Cari amici, tutto questo è sotto i nostri occhi, no? Noi non vogliamo vederlo. È come se noi, scusate, io mi ricordo quando ero piccolino, d'estate, andavo nella stalla, ci mi portavano la domenica, dopo la messa, stavamo tutti i giorni nella stalla di mio zio che aveva le mucche, perché lì nella stalla, vicino alle mucche, c'era una specie di salottino fatto da balle di paglia,
e ci sedevamo lì a chiacchierare, a pregare. Io mi ricordo che quando mi capitava di entrare ero un ragazzo, andavo e venivo, ma mi ricordo che quando entravo nella stalla sentivo una puzza asfissiante e mi domandavo come facevano a star dentro con questa puzza, ma una volta che uno era dentro la puzza non la sentiva più. Noi siamo esattamente in questa condizione, cioè siamo in una oscurità totale, siamo in una melma come la melma del peccato maleodorante, siamo nella melma dell'incredulità, della falsità, della cattiveria. Ci siamo dentro, neanche sentiamo la puzza. Anzi, diciamo, oh, ma tutto sommato si sta bene. Non so se mi spiego. Cioè, ci siamo abituati a tutto. Ci siamo abituati al peggio. Ci siamo abituati alla vita bestiale, cari amici. Questa è la gravità della nostra situazione. Ma guardate come la Madonna ci ha messo in guardia. Voglio fare un piccolo passaggio veloce degli ammonimenti che ci ha dato a partire da metà gennaio, da metà del 2019 fino ad oggi. Dunque, 25 aprile 2019. Non permettete, figlioli, che il vento dell'odio e dell'inquietudine regni in voi e attorno a voi. Il diavolo vuole l'inquietudine e il disordine, ma voi figlioli siate la vita di Gesù. 25 novembre 2019. Il mondo è in guerra perché i cuori sono pieni di odio e di gelosia. 25 marzo 2020. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore perché Satana regna e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale camminate. 25 luglio 2020, in questo tempo inquieto, il diavolo miete le anime per attirarle a sé. È bello che uno mi ha scritto, ma Satana ha sempre mietuto le anime. Calma, figliolo. È un conto, diciamo, mietere le anime. Oggi la Madonna poi parla sempre contemporanea. Oggi, se tu vai a spigolare oggi, di rispighe ne raccogli poche. Io quando ero bambino andavo a spigolare, ma allora i mezzi per tagliare il grano erano più rudimentali e rimanevano sul terreno molte spighe, per cui andando a spigolare si raccoglievano dei mazzetti, poi mia mamma li batteva, usciva fuori il frumento, poi faceva la farina e si mangiava. Eravamo, diciamo così, al limite fra la fine della guerra, non so, 45-46. Ma se vai adesso a raccogliere le spighe non ne trovi tanto di spighe. Cioè oggi Satana, oggi, come ha detto San Giovanni Paolo II, c'è una situazione di impenitenza globale, la gente muore senza preghiere, senza fede. E oggi, nel tempo dell'apostasia, che Satana miete le anime. 19 settembre 2020. Vi invito a pregare perché Satana non vi attiri con la sua arroganza, con la sua prepotenza e col suo falso potere. 25 ottobre 2020. Satana è forte e lotta per attirare a sé quanti più cuori possibile. Vuole la guerra e vuole l'odio. Perciò sono con voi così a lungo. 25 marzo 2021, che questo è dell'Annunciazione. Il diavolo vuole l'inquietudine e la guerra, vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro. Ma il futuro è di Dio. 25 giugno 2021, cari amici, Satana è forte e con i suoi inganni vuole portare via quanti più cuori possibili dal mio cuore materno. Dunque, cari amici, vi ho fatto una panoramica per dire come la Madonna ci sta richiamando a questa che è, diciamo così, l'ora di Satana. Lei l'ha chiamata lei stessa l'ora di Satana. Poi anche detto, questa è la mia ora, proprio perché l'ora di Satana è la sua ora. Cioè siamo nel vivo nel grande combattimento spirituale, il primo combattimento di cui parla anche l'Apocalisse, cioè quel combattimento spirituale che fra la donna vestita di sole e il dragone infernale, che ha come obiettivo, cari amici, la conquista delle anime e il dominio sul mondo.
Quando Satana si è illuso di aver tutto in mano, come ha tutto in mano effettivamente, ha tutto in mano, umanamente parlando, ha tutto in mano. Grazie a Dio la Dio Maria non ce l'ha in mano, ma non è che tante altre belle cose ci sono che non le ha in mano, ma ha quasi tutto in mano, cari amici, e fa incetta di anime e può portare l'umanità verso la distruzione. Questa è la situazione. Ma la Madonna ce la descrive per dire: ma ci sono io, dice, attenzione, io attraverso le vostre preghiere, attraverso voi, posso fermare i progetti di Satana. E questo è il punto fondamentale che chiama la nostra responsabilità. Cioè la Madonna è qui per fermare i progetti di Satana, che sono tremendi, portare le nostre anime all'inferno e distruggere la terra sulla quale viviamo. Ha, diciamo così, i mezzi, certo che ce li ha. Ce n'ha fin troppi di mezzi. Ma se noi aiutiamo la Madonna con la preghiera, i digiuni, i sacrifici, la Madonna fermerà questi progetti. E nel momento in cui Satana forzerà la situazione per distruggere il mondo con le cattiverie umane, la Madonna lo fermerà. Lei stessa conquisterà i cuori, non più con l'odio, ma con l'amore. I cuori conquistati dall'odio lei li conquisterà con l'amore, e così aprirà, cari amici, diciamo, la nuova fase della storia, che poi è nuova fino a un certo punto, perché poi è la fase in cui Cristo ha sempre regnato, però è la fase in cui il tentativo del principe di questo mondo di annullare l'opera della redenzione verrà sgominato, verrà sconfitto. E il mondo convertito avrà un tempo di pace. Questa è la prospettiva teologica della quale, cari amici, questa è la prospettiva teologica della Madonna. Ma questa prospettiva teologica è del Magistero della Chiesa. Il Magistero della Chiesa ci ha prospettato questo passaggio già a cominciare da Leone XIII, da Pio XII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Papa Benedetto, Papa Francesco, tutti questi papi hanno denunciato questo passaggio storico. Anzi, Papa Francesco, forse più di tutti, ha parlato del demonio, qualificando come l'unico vero nostro nemico, cari amici. Allora, cerchiamo di capire i tempi nei quali viviamo. Capiamo i segni dei tempi e capiamo soprattutto le nostre responsabilità, cioè la necessità della nostra conversione, della nostra preghiera, della nostra testimonianza. Cioè la Madonna dice: attraverso le vostre preghiere e attraverso voi, cioè la vostra persona, le vostre azioni, la vostra testimonianza, la vostra parola, io posso fermare i progetti di Satana. E li fermerà, perché sono progetti terribili. Vuol distruggere le vostre vite, il paese sul quale vivete, e distruggere tutto ciò che c'è di bello e di buono nel mondo. Allora, cari amici, non vogliamo crederci, non so cosa dirvi. Non so cosa dirvi, posso solo pregare perché tutti ci credano. Però, cosa vi devo dire? La salvezza o la perdizione passano attraverso la fede o l'incredulità. Chi crede si salva, chi non crede si perde. Preghiamo, cari amici, per tutti quelli che fanno fatica a conservare la fede, che oscillano, che vanno nei dubbi o che si perdono, perché ritrovano la forza di rimettersi sulla via della salvezza. Ora rileggiamo questo messaggio dato dalla Regina della Pace a Ivan il 4 settembre 2021. Cari figli, in modo particolare vi invito tutti a pregare per le mie intenzioni, perché io attraverso le vostre preghiere, attraverso voi, posso fermare i progetti di Satana, che ogni giorno si allontanano sempre più da Dio, mettono se stessi davanti a Dio, cioè al posto di Dio, e distruggono tutto ciò che è bello nel mondo. Pregate, cari figli, la madre prega insieme a tutti voi. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Cari amici, com'è bello sentire col cuore
e ringraziamento dalla Madonna.